Il webinar intende offrire un'opportunità di informazione e partecipazione a tutti coloro che sono interessati alle politiche di governo aperto, promosse a livello internazionale nell'ambito dell'Open Government Partnership, a cui l'Italia appartiene dal 2011. Questo webinar si suddivide in due parti. Nella prima parte saranno illustrati i recenti traguardi delle politiche di apertura attuate nel corso dell'ultimo biennio nell'ambito delle attività della community, composta di APA e organizzazioni della società civile. Nella seconda parte, invece, saranno descritte le modalità di partecipazione alla community e le attività programmate per la realizzazione del processo di co-creazione del sesto piano d'azione nazionale per il governo aperto, che coinvolgerà tutti gli aderenti alla stessa. Io vi do il benvenuto. Se possiamo vedere l'agenda di questo webinar, vi do soltanto alcune informazioni di servizio. Potete utilizzare la chat per porre le vostre domande ai relatori. È prevista una sessione di domande e risposte. E se avete problemi tecnici nel seguire il webinar, vi consiglio vivamente di scaricare l'app come vi abbiamo chiesto via mail. Richiede soltanto qualche istante l'installazione dell'applicazione. Per il resto, vedete appunto il programma della giornata odierna con i relatori. Diamo ancora qualche secondo per poter consentire a tutti di partecipare. Troverete la registrazione e i materiali dei relatori nella pagina di Eventi PA. Vedo che il collega Stefano ha già messo il link nella chat. Concediamo ancora qualche secondo per poter far accedere tutti i partecipanti. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Se si sente male, parlo con Filomena che ci scrive in chat. Ti consiglio veramente di scaricare l'applicazione perché ottimizza l'esperienza, diciamo, del webinar. Vedo in video la dottoressa Sabina Bellotti, le do il buongiorno, del Dipartimento della Funzione Pubblica, Point of Contact per oggi P Italia. Non voglio sottrarre altro tempo. Sabina, se ci senti, se vuoi attivare il tuo microfono. Buongiorno, buongiorno, scusate, ho avuto qualche problema tecnico, non riuscivo a entrare, quindi eccomi, ci Però sono. ci siamo. Grazie Sabina, molte, io mi taccio e ti grazie. passo la Grazie parola. molte Irene, sì, scusate tutti quanti, se dalla regia mi date l'ok, che insomma, buona parte degli iscritti, che erano molto numerosi, sono potuti entrare, possiamo iniziare questo webinar. Io sono Sabina Bellotti del Dipartimento della Funzione Pubblica, buongiorno, buongiorno a tutti, e sono il punto di contatto nazionale per la politica di governo aperto in Italia. Volevo iniziare anche appunto per far arrivare veramente tutti, io non vedo quanti partecipanti sono entrati in questo momento. Volevo iniziare chiedendo a coloro che è la prima volta che diciamo che seguono un incontro dedicato a questa tematica, il governo aperto, di scrivere in chat una parola chiave che secondo loro rappresenta il significato di una politica come questa. E questo ci serve per cominciare ad introdurre, diciamo anche concettualmente, dal punto di vista definitorio, di cosa parliamo quando parliamo. Quando parliamo di governo aperto, quindi chiederei ai molti partecipanti che vedo che scrivono saluti in questo momento, diamoli per fatti i saluti, visto che sono passati 4 minuti dall'inizio dell'incontro, e vi chiederei veramente di farci sapere, farmi sapere che cos'è per voi, con una parola chiave, il punto di forza, il punto importante quando parliamo di politiche di governo aperto. Bene, vedo che ci sono una serie di colleghi e di partecipanti che stanno scrivendo. Non mi stupisco nel constatare che è abbastanza ricorrente la parola trasparenza, però accompagnata anche da parole come collaborazione e partecipazione, e da qualcuno che ancora scrive buongiorno, buongiorno a tutti. Chiedo in realtà una parola proprio perché mi interessa capire quale sia per voi il punto centrale di questa politica.
Vedo che invece alcuni, forse più addentro o già addentro a questa tematica, ne stanno scrivendo più di una insieme. Grazie, grazie per questa collaborazione. È utile che da questo punto di vista ci sia un'interazione. Intanto io condivido, non so bene come si fa, condivido il mio schermo per cominciare. Chiedo poi alla regia di dirmi se si vede, Ancora no, se si... Sabina. sto facendo l'avvio, scusate, stamattina proprio ci sono delle problematiche di... No. Sei sicura? È necessario... Ma io dopo connetto ce l'ho. No, non devo scaricare non dovrei. Qual è la procedura qui? Avvia? Non avvia. No, scarica diventa scarica. Mandale, scusate, mi dispiace dirvi che non riesco a connettere lo schermo. E quindi come possiamo fare? Irene, Mandacele mandami un Sabina, se ce le mandi attimo. le condivide Mariella, la collega. Allora un attimo, scusate. Scusate, intanto continuate a scrivere e così vediamo poi da tutti i partecipanti qual è il punto di vista, diciamo, a chi le mando? A voi al desk? Sì, grazie Sabino. Ok, le ho mandate, torno qui da voi e devo togliere condividi schermo da qua per capire un po'. Annulla, ok. Ok, torno da voi e vedo appunto, vedo che continua, diciamo, la tematica, le tematiche sono molte, ma probabilmente prevalente direi che c'è un tema legato alla condivisione, alla collaborazione. E io voglio iniziare appunto questa mia relazione, che tra poco potrete vedere, scusate ancora per questo, proprio come dire, parlando di questo, cioè di quali sono i temi, diciamo, che sono compresi in questa politica. Allora, sicuramente vi posso confermare che ogni volta che pongo questa domanda a diversi, diciamo, a diverse audience, le parole che compaiono più significativamente in maniera costante sono trasparenza, partecipazione, consultazione, anticorruzione. Naturalmente ce ne sono anche altre, ci sono parole come digitalizzazione inclusiva, integrità, diritti civili, equità, accessibilità, open data, che è una tematica che si è accompagnata fin dall'inizio alle politiche di governo aperto, alle politiche di apertura. Ditemi dall'helpdesk se riuscite a proiettare la presentazione perché sarebbe utile. Però continuo con alcune definizioni di livello internazionale. Il governo aperto come politica è nato a livello internazionale, non è una cosa domestica, diciamo così. E in particolare ci sono due importanti fonti, diciamo, due importanti gruppi che a livello internazionale si sono occupati di questo, l'Open Government Partnership e anche l'OCSE, e sono organizzazioni entrambe internazionali che però raccolgono a livello mondiale diversi paesi, quindi le aree geografiche non sono direttamente coincidenti. Grazie Mariella, vedo che stai caricando il contenuto. In particolare l'iniziativa, diciamo, il lancio di un'iniziativa chiamata con questa denominazione Governo Aperto, appunto Open Government Partnership, grazie, se puoi andare alla seconda, terza, qui c'era solo un indice,
Ok, vedete, lasciate perdere le parole sotto quello che vi stavo raccontando, appunto, partecipazione, trasparenza, consultazione, anticorruzione, ma anche altre parole. Grazie, prosegui con la slide. E vi stavo raccontando appunto che esiste un Open Government Partnership che ha avuto inizio nel 2011, che ha definito per prima, diciamo, il contenuto, di governo aperto come un modo trasparente, inclusivo, partecipativo e responsabile nei confronti dei cittadini di agire dei governi. E il principio, diciamo, il punto focale di questa iniziativa è l'idea, confermata direi negli anni e nel tempo, dal 2011 a oggi, che un miglioramento del rapporto tra la società civile e i governi ha un impatto positivo, si traduce in benefici a lungo termine per tutti. E quindi la collaborazione tra governo, società civile e altre parti interessate è proprio al centro della politica di Open Government Partnership. Una visione simile, anche se non completamente coincidente, è quella che ha introdotto nel 2017 l'OECD attraverso delle specifiche raccomandazioni che gli stati interessati hanno potuto sottoscrivere, l'Italia fra questi. Quindi l'OECD parla di una cultura di governo basata su politiche pubbliche e pratiche innovative e sostenibili, ispirate a trasparenza, responsabilità e partecipazione. Anche qui il collegamento è importante, l'impatto è importante perché è alla qualità della democrazia. Infatti queste politiche agite con questo tipo di qualità, secondo l'OCSE, promuovono la democrazia e la crescita inclusiva. Non è casuale che a valle della pandemia l'OCSE abbia voluto, con l'iniziativa Reinforcing Democracy nel 2022, lanciare, nel 2023, scusate, inizio 2023, lanciare un'iniziativa che si chiama Reinforcing Democracy e che tra i suoi pilastri ha proprio quello delle politiche di apertura. E così pure non è privo di significato che a distanza di così tanti anni l'Open Government Partnership nel 2023 ha voluto lanciare una sua propria nuova strategia che tenesse conto di quelli che erano le modifiche e i cambiamenti che sono intervenuti nel mondo anche a seguito della pandemia e delle crisi globali che sono in corso attualmente. Prego, procediamo. Che cos'è l'Open Government Partnership e come funziona? Abbiamo detto che è stata attivata dal governo USA nel 2011, raccoglie oggi 70 paesi al mondo e oltre 100 amministrazioni locali. La dinamica della partecipazione all'OGP è variabile, quindi anche il numero dei paesi, perché purtroppo, proprio in ragione delle problematiche, delle criticità degli ultimi anni, ci sono anche paesi che sono entrati nella partnership e poi ne sono usciti, perché la loro democrazia non ha retto allo stress delle crisi che sono intervenute. Comunque, il punto centrale dell'Open Government Partnership è una collaborazione fondata sugli impegni, fondata sul fatto che gli stati che vi aderiscono si impegnano a fare alcune cose importanti, in particolare a realizzare periodicamente dei piani d'azione nazionale, i cui risultati sono sottoposti a valutazione esterna. Questo è un importante punto perché significa che non si può semplicemente dire o dichiarare una progettazione, ma è necessario raggiungere dei risultati negli impegni che si è posti e esiste un meccanismo indipendente esterno di controllo da questo punto di vista. C'è stata un'evoluzione nel tempo e i piani nazionali non sono più l'unico strumento della partnership, a questi si sono affiancate anche delle strategie nazionali di cui i NAP sono uno strumento di attuazione. L'elemento che collega questa politica al ruolo, per esempio, del Dipartimento della Funzione Pubblica che io rappresento è il fatto che ciascun paese ha un attore di governo che ricopre il ruolo di rappresentanza all'interno della partnership di quel paese e funge da facilitatore istituzionale a livello politico e tecnico, quindi questo chiama in causa non soltanto appunto il POP, il punto di contatto nazionale a livello tecnico, ma anche il vertice politico pro tempore, in questo caso per esempio del Dipartimento della Funzione Pubblica con il ministro Zangrillo che più volte ha prestato la sua voce e il suo volto a questa politica a livello sia internazionale che nazionale. Prego con la prossima slide. Questo per darvi un esempio di che cosa può fare un paese che partecipa alla partnership. Questa è l'esperienza italiana dentro la partnership. Come vedete, adesione nel 2011, membro del comitato direttivo nel periodo 2017-2023, co-presidente, perché esiste un comitato direttivo che rappresenta la partnership con 11 paesi, 11 rappresentanti governativi e 11 rappresentanti di società civile. Questo abbiamo fatto noi,
come responsabilità nostra nei confronti del mondo e del livello internazionale, abbiamo assunto il ruolo di co-presidenza per un anno e abbiamo contribuito a definire la nuova strategia. Ma è un esempio perché questo è un ruolo che possono ricoprire gli stati che si avvicendano, diciamo, alla guida della partnership. Andiamo avanti e vediamo quali sono le aree di intervento dei NAP nel mondo. Quando dico mondo, e mi riferisco appunto in questo caso proprio all'OGP, è importante sottolineare un aspetto. A differenza dell'OCSE, i paesi e l'area geografica interessate da OGP comprendono anche il sud del mondo, quindi non si tratta solo dei paesi cosiddetti economicamente sviluppati, quelli che appartengono all'OCSE, ma anche di paesi come quelli africani o anche dell'America Latina o della zona asiatica che non hanno questa caratteristica, però stanno provando a far maturare le proprie democrazie anche con politiche di apertura. Come vedete, ci sono alcune aree che corrispondono anche un po' all'idea che voi stessi avete di governo aperto. Vedete che c'è inclusione, vedete che c'è governance digitale, che c'è spazio civico nel senso della promozione dei diritti, che c'è la cultura dell'integrità, e queste sono le aree sulle quali, per esempio, un paese come l'Italia si è maggiormente sperimentato attraverso i propri NAP. Però nelle altre aree del mondo dove magari ci sono delle politiche, diciamo, più sensibili o delle arretratezze da colmare, ci sono ONAP che si sono occupati di aprire la giustizia nel senso dell'accesso alla possibilità di essere tutelati, oppure anche nel campo della salute ci sono azioni che riguardano il coinvolgimento dei parlamenti e da ultimo un'area, quella più chiara che vedete, che è stata aggiunta come rilevante all'interno della nuova strategia di OGP, tutto il tema della sostenibilità ambientale e del climate change. Andiamo avanti con le slide. Le politiche di apertura in Italia, adesso ci sono tre slide sulle quali non mi soffermo, ma potrete farlo poi, potrete guardare con attenzione voi e con calma le slide a valle dell'intervento per coloro che sono interessati poi a continuare un percorso con noi aderendo alla community. Sono indicate alcune, come dire, tappe fondamentali, alcune milestone che hanno riguardato le politiche di apertura in Italia. Si va dalla creazione dell'Autority Nazionale Anticorruzione all'introduzione del cosiddetto FOIA, quindi dell'accesso civico generalizzato, a esperienze come Open Coesione che hanno aperto una finestra molto importante coinvolgendo anche il mondo della scuola, sull'utilizzo che l'Italia fa dei fondi strutturali, al servizio civile universale che è una politica importante che guardano con interesse anche altri paesi europei perché consente ai giovani di svolgere un ruolo attivo. Per esempio nel tema della digitalizzazione del digital divide, della riduzione del digital divide. Andiamo avanti con il passaggio successivo perché c'è una sorta di escursus temporale che vi ho voluto evidenziare, l'introduzione della politica del dibattito pubblico che accompagna la costruzione di grandi opere, tutto il tema della costruzione della cittadinanza digitale attraverso l'Alleanza Strategica per il Digitale e l'iniziativa Repubblica Digitale. E poi, per esempio, per venire anche in casa nostra, cioè nel ruolo del Dipartimento della Funzione Pubblica, la creazione della piattaforma Partecipa che si avvale del software Deciding e che sta supportando la realizzazione di numerose consultazioni a livello nazionale realizzate da diversi ministeri e attori internazionali. E da ultimo, venendo poi anche all'intervento a cura dell'iniziativa PNRR, della nostra agenda nazionale più importante, l'introduzione di una strategia nazionale per la parità di genere. Andiamo avanti. E arriviamo proprio al momento che ci riguarda di più, a quanto siamo riusciti a realizzare negli ultimi 3 anni, nell'ultimo triennio, quindi con il quinto NAP, l'ultimo piano nazionale che abbiamo realizzato e quello che realizzeremo e che vogliamo realizzare con il nuovo. Vedete qui una serie di novità relative alla creazione di un forum per il governo aperto nel 2022, naturalmente un forum multi-stakeholder che accoglie al suo interno sia PA che società civile organizzata e che diciamo, ha la funzione proprio di formulare proposte per definire le politiche di governo aperto e promuovere il dialogo e il confronto sulle stesse a livello della community e a livello nazionale. Poi abbiamo creato una comunità di pratiche degli RPCT, quindi sul tema importante della promozione della cultura dell'integrità,
è un hub della partecipazione pubblica per rendere più efficaci le politiche di partecipazione che numerose sono attivate ai diversi livelli di governo, con un ruolo anche importante delle regioni a livello nazionale. E quello di cui vi vogliamo parlare prevalentemente oggi, e che no, rappresenta il nostro futuro immediato, un nuovo processo di co-creazione per la definizione del sesto NAP. Procediamo e vi voglio parlare rapidamente per chiudere il mio intervento della nostra strategia nazionale, perché chiaramente, l'abbiamo detto poco fa, i piani nazionali che contengono degli impegni sono uno strumento importante per far procedere, per far conoscere, per valorizzare le pratiche di amministrazione aperta nel contesto nazionale. Ma un approccio di strategia è quello che è riconosciuto a livello mondiale della partnership, come quello è anche a livello dell'OCSE, questo è un indirizzo che deriva anche dalle raccomandazioni attuali dell'OCSE. L'approccio, diciamo, più efficace è quello di avere e mettere in campo una strategia nazionale, tanto più in un momento come questo, un momento storico come questo, in cui tutti i paesi a livello mondiale stanno strutturando iniziative per recuperare i danni che sono stati creati dalla pandemia e anche dalle crisi globali in corso, e in particolare in Europa facciamo leva sul ruolo che l'Europa ha avuto di sostegno nei confronti degli stati con la messa in campo di risorse straordinarie per questo recupero, risorse che noi sappiamo essere convogliate in questa agenda nazionale che è rappresentata dal nostro Piano Nazionale di Resilienza e Recupero, il PNRR. Vedete che abbiamo definito anche noi, recentemente con un processo ovviamente di co-creazione, quindi di consultazione degli attori che partecipano alla community, una nostra vision per capire qual è la direzione in cui vogliamo che una strategia nazionale vada in Italia per rendere anche più diffusi i principi e l'applicazione dei principi del governo aperto. Quindi la nostra vision è di amministrazioni, enti pubblici che a tutti i livelli di governo attuano i principi del governo aperto lavorando in modo paritario insieme alla società civile per rafforzare l'ascolto e la fiducia dei cittadini e produrre valore pubblico. Vedete qui almeno un paio di parole chiave per coloro che si occupano di pubblica amministrazione: fiducia, il tema del trust, il tema della necessità di recuperare la fiducia dei cittadini nei confronti dell'operato dei governi, un tema sentito a livello mondiale e presente in tutte le agende a livello internazionali, e per noi l'importante tema del valore pubblico, cioè della capacità che le pubbliche amministrazioni devono sempre più avere di produrre qualità nella convivenza sociale, qualità della democrazia e quindi di utilizzare le risorse al meglio. A questa visione abbiamo agganciato per ora, siamo ancora in una fase di costruzione in realtà di questa strategia che ancora non è stata completata, ci sono però delle priorità e come vedete la prima priorità è l'attenzione che la community ha voluto porre proprio verso il PNRR, rendere il metodo del governo aperto parte integrante della strategia nazionale del PNRR in collaborazione con gli attori che lo attuano. Questo è qualcosa che va oltre la spinta che deriva dalla stessa Commissione europea che ha chiesto agli Stati membri fin dall'inizio di coinvolgere i cittadini, coinvolgere la società civile nella definizione stessa delle iniziative del PNRR e anche nella sua attuazione, con azioni di monitoraggio, ma anche con azioni proprio di riprogettazione, di controllo. E quindi questo è un pilastro fondamentale per noi che ci collega all'agenda nazionale. E la seconda priorità invece è legata alla possibilità di passare dal livello nazionale al livello locale, creare quello che si chiama OG Local, quindi diffondere proprio negli ambiti di governo dove è maggiore la vicinanza con la cittadinanza, con la società civile, delle iniziative di apertura che consentano una maggiore diffusione di questi principi. Andiamo avanti con la seconda parte, abbiamo altre tre priorità. Una è diffondere le competenze per il governo aperto e promuovere la leadership per la sua attuazione nella dirigenza pubblica e nella società civile organizzata. Questo è un tema fondamentale. Le politiche di governo aperto hanno bisogno di competenze per essere attuate. Questo è un tema chiave in questo momento posto all'attenzione di tutto il settore pubblico dallo stesso ministro Zangrillo e l'iniziativa Syllabus, ne è una delle, Syllabus per le competenze è uno degli assi portanti e voglio ricordare a tutti voi che all'interno del Syllabus sono già stati inseriti dei corsi in particolare dedicati
alle competenze necessarie per agire le politiche di governo aperto, quindi potete far presente alle vostre amministrazioni di appartenenza la possibilità di accedere a questi corsi. C'è poi il tema centrale, che è quello relativo, e anche questo molto connesso alle logiche di attuazione del PNRR, che si è posto il tema della riduzione delle diseguaglianze, sia di genere che intergenerazionali che territoriali, e anche il tema dell'equità sociale attraverso forme di partecipazione pubblica e inclusione, e anche quello dell'integrità, dell'integrity, quindi accountability, trasparenza e anticorruzione. Come vedete, c'è un parallelismo molto forte oggi, più che nel passato, tra le politiche di governo aperto e le politiche e le strategie nazionali ed europee. Da ultimo poi c'è un tema che ci collega alla partnership, che è quello di diffondere i principi del governo aperto nel mondo e quindi il ruolo che l'Italia può svolgere, ha svolto e sta svolgendo nei consessi come il Summit for Democracy, come il G20, il G7 e nell'ambito OCSE l'iniziativa Reinforcing Democracy. L'Italia è stata in particolare molto attiva, lo sappiamo, dalla presidenza del 2020, del G20, in particolare sul fronte della lotta alla corruzione e della cultura dell'integrity, ma anche in altri ambiti, e sappiamo che da questo punto di vista il messaggio dell'Italia, non solo in Europa ma nel mondo, è significativo, perché comunque l'Italia viene riconosciuta come un paese che da questo punto di vista ha delle esperienze importanti realizzate. Vado a chiudere con un riferimento molto, specifico al tema dell'Open PNRR. Un'ambizione che ha questa community è che il PNRR diventi un Open PNRR. Questo è un percorso, sappiamo che alcune cose sono state fatte, esistono delle forme di consultazione partenariale che sono state agite all'inizio del PNRR, in particolare in questa seconda fase, dopo che è stata fatta o nel percorso di revisione dello stesso PNRR. Però da un'analisi che abbiamo fatto recentemente, consultando i responsabili delle unità di missione, sono venute fuori alcune esigenze particolari che riguardano la possibilità che il PNRR diventi open, non in tutte le aree, di policy in maniera identica, quindi un po' a macchia di leopardo, ma è certo che c'è una necessità di promuovere attraverso le leve dell'assunzione e della formazione la cultura del governo aperto nelle amministrazioni che sono impegnate a attuare il PNRR. Sappiamo che poi oggi questo non riguarda solo a livello nazionale, ma riguarda molto anche i compiti e il ruolo assegnato alle regioni e anche a livello municipale, a livello degli enti locali. C'è poi un tema legato alla possibilità di ampliare il ricorso al monitoraggio civico, garantendo trasparenza e accountability dei progetti, quindi un tema legato agli indicatori, alle dashboard, a un ruolo che anche le stesse regioni stanno assumendo proprio per rendere possibile questa forma di trasparenza e di controllo, che ha, come abbiamo detto, anche una rilevanza dal punto di vista della qualità degli esiti poi di questi percorsi, e da ultimo favorire strumenti e creare nuovi strumenti e meccanismi, come per esempio abbiamo fatto con la creazione del Lab Partecipazione Pubblica, per favorire la partecipazione di tutti gli stakeholder agli interventi. Voglio chiudere con l'ultima slide, nella quale vi voglio parlare di una nuova prospettiva, nel senso che finora noi, nei precedenti NAP, anche nell'ultimo, abbiamo molto lavorato nella logica, di approfondire la capacità di intervento in alcune aree di policy, l'area dell'anticorruzione, l'area, ferma così, grazie, l'area della partecipazione, l'area, legata al tema della trasparenza, quindi ragionando un po' della trasformazione digitale, molto importante, ragionando per politiche. L'esperienza fatta in particolare col quinto NAP e il collegamento che stiamo cercando con il PNRR sempre più stretto ci ha portato a una riflessione recente in cui abbiamo capito che piuttosto che partire dall'analisi delle politiche, dobbiamo partire dall'analisi di alcune macro aree significative che agganciano diverse politiche. E per esempio l'area dei diritti, questa è un'area molto importante, perché anche a livello europeo si sta molto insistendo su quella che è un diritto dei cittadini europei alla partecipazione alla definizione delle politiche pubbliche. Da ultimo,
dicembre scorso una raccomandazione della Commissione europea chiede esattamente questo agli Stati membri, oltre ad averlo chiesto già con il Next Generation EU. E sappiamo tutti i motivi e l'importanza di garantire forme di diritto e di partecipazione e di inclusione alle diverse componenti della società. Quindi il tema dei diritti è un tema molto importante in campo perché è dietro alla possibilità di attuare le politiche di governo aperto in maniera significativa. Noi siamo un paese fortunato che a livello costituzionale ha una serie di garanzie importanti sul tema dei diritti, ma sappiamo anche che una cosa è, come dire, manifestare l'esistenza dei diritti, una cosa è praticarli concretamente, soprattutto nell'esercizio di un potere discrezionale come quello di gestione dei servizi pubblici e delle politiche pubbliche, che è regolato certamente per legge, ma anche degli ambiti discrezionali importanti. Una seconda parola macro importante è quella delle competenze, l'abbiamo già ricordato, senza competenze non si fanno avanzamenti nelle politiche pubbliche e in questo caso le competenze sono necessarie non solo lato PA ma anche lato società civile. Stiamo scoprendo nella collaborazione continua con la società civile che anche i cittadini devono avere delle competenze per poter svolgere il ruolo di accompagno, di collaborazione, per poter mettere le loro competenze, il loro know-how al servizio delle politiche pubbliche. Quindi bisogna lavorare anche su questo fronte. E l'ultimo fronte è quello delle tecnologie. Le tecnologie sono un'opportunità dal mio punto di vista, le politiche di governo aperto l'hanno dimostrato tantissimo. Se non ci fossero tecnologie inclusive e non ci fossero strumenti che consentono ai cittadini, indipendentemente dal luogo in cui si trovano, di essere parte attiva di processi di partecipazione, noi non avremmo il governo aperto. Però ci sono anche dei possibili rischi, rischi legati, come sappiamo, è all'ordine del giorno in tutte le agende pubbliche europee e mondiali, il tema dell'intelligenza artificiale. Quindi una community come quella del governo aperto deve porsi con attenzione a guardare al ruolo efficace che devono avere le tecnologie e anche qui al ruolo che la società civile deve avere di indirizzo nell'utilizzo delle tecnologie più avanzate, quali è l'intelligenza artificiale. Io mi fermo qui, vi ringrazio molto per l'attenzione, mi scuso per aver creato un po' di ritardo e invito tutti quanti a seguire con attenzione le altre interventi che mi seguono e poi a continuare a seguirci a valle di questo webinar, perché l'intenzione è quella di allargare la partecipazione alla nostra community. Prego, introduco Massimo Di Rienzo, un esperto che accompagna, insomma, che fa parte della task force coordinata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e da me in funzione di POC, in particolare è molto esperto di tutta l'area della cultura dell'integrity, ma oggi ci fa una presentazione sintetica ma molto significativa di che cosa abbiamo, dei risultati che sono stati raggiunti da ultimo, perché è da lì che partiamo per creare il nuovo NAP. Prego Massimo, a te la parola. Sì, grazie, grazie Sabine. Non so se si sente, spero bene. Allora, sì, io. Sì, passo io il Forse microfono. c'è eco perché Massimo sei con due account dentro l'aula. Ok, no, adesso si dovrebbe sentire sicuramente un po' meglio. Molto meglio. Allora, sì, non prenderò moltissimo tempo, ma vorrei darvi un po' il mio punto di vista su come ha funzionato OGP in Italia, soprattutto nel corso dell'ultimo piano d'azione, nell'attuazione dell'ultimo piano d'azione nazionale. Sabina vi ha parlato di come funziona OGP. Io vi vorrei raccontare due parole proprio brevemente, darvi anche qualche esempio su come ha funzionato negli ultimi 2 anni. Insomma, noi veniamo da appunto 2 anni di attuazione del piano d'azione nazionale, i risultati li trovate molto ben descritti all'interno del report conclusivo che vi potete scaricare sul sito di OGP Italia. Vedete, siamo in un periodo temporale che va da marzo 2022 a dicembre 2023. In realtà è sicuramente più ampio questo periodo perché dovremmo inserire almeno altri 6 mesi di preparazione partendo quasi da settembre del 2021. Io mi ricordo la prima riunione che abbiamo fatto al Dipartimento Funzione Pubblica in cui abbiamo coinvolto le istituzioni, le pubbliche amministrazioni più rappresentative dell'area di azione
prevenzione della corruzione e cultura dell'integrità già a ottobre, novembre del 2021. Quindi un lungo lavoro per attuare insomma, un concetto, diciamo, no? Adesso qualcuno di voi magari ricorderà in questa slide una famosa copertina di un disco dei Pink Floyd, ma in realtà è una metafora, insomma, che è stata usata, spesso abusata da moltissimi di noi che svolgono, diciamo, professioni come il formatore, per esempio, no? E quindi hanno sempre bisogno di immagini evocative. Ecco, pe pensando all'open government, mi viene in mente questo fascio di luce, no? La trasparenza, questa idea di openness, cioè di luce, che già un secolo scorso si parlava della luce del sole come miglior disinfettante contro la corruzione, ma senza scomodare, diciamo, illustri predecessori, in realtà l'openness, la trasparenza serve, e la partecipazione, compresa anche con l'accountability, servono per ridurre quella grande o a volte importante asimmetria informativa che c'è tra un organismo che governa una nazione e la collettività. E questa riduzione dell'asimmetria informativa può essere appunto letta come questo fascio di luce che entra all'interno di un prisma. E questo prisma viene in mente proprio OGP, che scompone questa luce in una serie di colori. E dà un significato di complessità a questa luce, quindi no, la trasparenza, l'apertura, la partecipazione poi si declinano in tanti colori e dà anche un'idea quasi estetica di questo metodo. Quindi l'OGP come un prisma che rifrange, che dà voce, che dà volto a una serie di complessità che noi, attraverso il quinto piano d'azione nazionale, abbiamo provato a mettere insieme attraverso un percorso di co-creazione, no? Questa parola co-creazione è una parola propria dell'open government, significa creare insieme, ed è proprio anche del metodo partecipativo dell'open government. Siamo tutti a uno stesso livello, istituzioni, organizzazioni della società civile, e stiamo insieme proprio come dire, per dare vita, per dare voce a una serie di iniziative. Adesso magari si stregge molto bene, però queste sono tutte le aree di azione che abbiamo insieme all'Organizzazione della Società Civile e alle altre istituzioni inserito all'interno del quinto piano. Sabina già ve le diceva, partiamo di prevenzione della corruzione e cultura dell'integrità, partecipazione, spazio civico, digitale inclusivo, standard di open dati, eccetera, eccetera. Dall'altra parte abbiamo un processo di coattuazione. Adesso qui non si legge benissimo, magari se proviamo a caricare il PDF che avevo predisposto, forse si legge sicuramente meglio. Ma da una parte c'è la co-creazione, sulla parte sinistra, dall'altra parte c'è la coattuazione. Questo è un metodo che noi abbiamo immaginato ed è un metodo piuttosto innovativo anche rispetto ai precedenti piani di azione nazionale, cioè coinvolgere le organizzazioni della società civile non solo all'interno della creazione degli obiettivi e delle azioni, ma provare a coinvolgerle anche nell'attuazione stessa del piano. Era un po' una sfida, infatti questa, secondo me, insomma, secondo molti di noi, ha rappresentato la vera sfida del quinto NAP ed è anche rappresentato probabilmente la vera vittoria. Insomma, la sfida è sicuramente riuscita, perché in molte situazioni, in molte occasioni, probabilmente, anzi sicuramente, l'apporto, il contributo che è stato dato dalle organizzazioni della società civile in sede proprio di attuazione delle azioni è stata sicuramente decisiva. A questo proposito, mi piacerebbe fare alcuni esempi significativi di alcune operazioni, di alcune iniziative che sono state inserite nel piano d'azione del quinto piano d'azione e poi sono state realizzate. Diciamo, ve ne faccio all'inizio almeno tre, diciamo, di esempi, perché ci tengo particolarmente. La prima esigenza che avevamo, insomma, all'inizio se ne parlava tanto, era
quella che potrebbe essere chiamata una fame di informazioni, cioè, soprattutto rispetto, per esempio, all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Cioè, c'era una fase in cui tutti concordavamo nel fatto che, soprattutto nel 2022, non si avevano troppi dati disponibili rispetto appunto a come veniva attuato il PNRR. E allora l'azione 5.02, per esempio, a guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'interno del quale tavolo c'erano molte organizzazioni della società civile, hanno messo insieme i loro sforzi e hanno valorizzato quello che era un patrimonio informativo già esistente. Come rispondere a questa fame di informazioni? Ad esempio, un prodotto di quel tavolo, quindi dell'azione 502, è stato un vademecum dal titolo I dati aperti del PNRR, perché in quella fase non si trovavano appunto molti dati. Adesso la situazione è sicuramente cambiata. Sul sito di Italia Domani vengono pubblicati periodicamente i dati sul PNRR. Ecco che Mariella mi sta probabilmente inserendo il PDF dove probabilmente si vedrà meglio, però all'epoca, ecco qui, adesso si vede sicuramente meglio, grazie Mariella, ecco qui. Ecco, questa è la slide di cui volevo parlare. I dati aperti su PNRR all'epoca si voleva rispondere proprio a un'emergenza informativa, c'era questa mancanza di dati aggiornati e di dettaglio proprio sul sito ufficiale del PNRR. No, torniamo qui. Questa esigenza adesso è un pochino più, diciamo, meno contingente, è stata risolta perché appunto sono stati pubblicati molti dati, però all'epoca fu molto importante valorizzare quello che già esisteva. Quindi, attraverso questa iniziativa, OGP e il tavolo 5.02 in particolare ha messo a disposizione dati e informazioni, soprattutto fonti informative, per rendere più aperto il PNRR, più accessibile. E la disponibilità di dati e informazioni è alla base proprio addirittura del concetto di open government. Però, diciamo, analogamente, la fame di informazione noi l'avevamo anche su altri elementi. Per esempio, una iniziativa che a me sta molto al cuore perché ho partecipato attivamente anche a condurla, insomma, è una ricerca, un'indagine, diciamo, condotta con l'unità di informazione finanziaria sotto la guida della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che voleva indagare le motivazioni sostanzialmente per cui le pubbliche amministrazioni italiane avevano così grande difficoltà a cooperare in materia di antiriciclaggio. Voi sapete che le pubbliche amministrazioni hanno un dovere di cooperazione con l'unità di informazione finanziaria, cioè devono comunicare le operazioni sospette, quindi le operazioni che potrebbero essere a rischio di riciclaggio quando appunto le incontrano nei loro procedimenti. Ebbene, l'unità di informazione finanziaria, nell'ambito di questo della comunità di pratica per i responsabili della prevenzione della corruzione, ha voluto esplorare proprio questa difficoltà. Adesso ne sappiamo un po' di più. Ecco la riduzione della simmetria informativa di cui parlavamo prima. Ne sappiamo un po' di più su queste difficoltà, anzi, sappiamo sostanzialmente quali sono i fattori che abilitano le comunicazioni di operazioni sospette. È stata tra l'altro redatta una griglia dei fattori abilitanti che può essere messa a fattor comune anche con tutte le altre amministrazioni. Ecco che abbiamo ridotto questa fame di informazione, questa asimmetria informativa. Un altro elemento interessante è il catalogo dei rischi del PNRR. Anche qui non abbiamo molte informazioni su quali possono essere i rischi di eventi corruttivi o di fenomeni che possono emergere nel corso dell'attuazione del PNRR, allora ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha deciso di mettere insomma, a sistema le conoscenze comuni e adesso di prossima pubblicazione adottare questo catalogo dei rischi del PNRR in cui vengono anche formalizzati nuovi fenomeni come per esempio
il revolving door, vengono meglio descritti i fenomeni come il revolving door o il sequestro del decisore pubblico, insieme a molti altri fenomeni che già sono più noti, come la frode, il riciclaggio, l'infiltrazione della criminalità organizzata. Però quello che interessa in questo ambito è dare una serie di informazioni, soprattutto ai responsabili della prevenzione della corruzione, per costruire delle architetture di prevenzione più aggiornate e più affidabili rispetto ai fenomeni che potrebbero incontrare proprio in attuazione del PNRR. Quindi l'attuazione, la prima vera, il primo vero sforzo è stato quello di appunto cercare di dare una risposta a questa fame di informazioni. Però la grande sfida è stata quella soprattutto di creare delle piattaforme di dialogo, cioè di fare rete, perché questo è soprattutto Open Government Italia in questo momento, una grande comunità che lavora in maniera probabilmente molto diversa da come lavorano le varie amministrazioni, ha un dialogo molto assiduo e soprattutto inserisce all'interno di questo dialogo il fondamentale contributo delle organizzazioni della società civile, che oltre a offrire informazioni offrono anche competenze e mettono dentro una serie di informazioni che sono preziosissime per costruire delle strategie di governo aperto. E vedete quante piattaforme di dialogo abbiamo messo in piedi all'interno di questi 2 anni, insomma. Questi sono, è un patrimonio eccezionale che promette ancora ulteriori sviluppi. Sulla base di queste reti noi possiamo costruire veri e propri percorsi di sviluppo di competenze, come diceva prima la dottoressa Bellotti, e anche, diciamo, un'azione più legata alle strategie. Ci sono alcune di queste reti che funzionano anche senza il quinto NAP, nel senso che vanno avanti nonostante il piano si sia interrotto. Stiamo parlando soprattutto della comunità di pratica dei responsabili della prevenzione della corruzione, l'hub della partecipazione, è uno strumento che voi potete andare a consultare già da subito, i tavoli di lavoro delle aree di azione del quinto NAP sono tuttora, diciamo, attivi. Quindi forse il vero patrimonio, diciamo, che noi abbiamo costruito e che ci porteremo in futuro sono proprio queste piattaforme di dialogo. E poi c'è sempre un aspetto di sperimentazione che mi piace sottolineare: in alcune di queste aree si è fatto veramente sperimentazione, cioè si è cercato di mettere al centro le persone e abbiamo provato a costruire, insomma, a modificare la prospettiva, soprattutto nella prevenzione della corruzione, nella cultura dell'integrità, cercando di spostare l'asse dagli strumenti, quindi dai piani, dai programmi, dalle procedure, dagli adempimenti, cercare di spostare verso le persone, quindi la cultura dell'integrità, e in larga parte il lavoro è stato fatto sul whistleblowing, cioè sui segnalanti, no? Che ovviamente se si parla di centralità della persona, sicuramente la misura del whistleblowing espone, diciamo, le persone a un rischio sicuramente molto forte. Ultima cosa, ovviamente avevamo bisogno di costruire, come dire, una guida sicura e stabile che ci portasse verso, appunto, maggiori standard di governo aperto. Abbiamo bisogno di un forum per il governo aperto. Diciamo, il forum per il governo aperto è un organismo di governance, insomma, che è stato creato ed è l'attore che appunto realizza la governance dell'Open Government Italia, riunisce i portatori di interesse. Attualmente abbiamo il secondo mandato del forum governo aperto. Sono 22 organizzazioni, 11 pubbliche amministrazioni e 11 organizzazioni della società civile. È proprio una sede di confronto paritario. La missione è quella di attuare le politiche per il governo aperto e di generare anche strategie, anche di interloquire con i soggetti politici e con la leadership politica. A chiusura, giustamente, un richiamo, diciamo, al futuro, di cui si parlerà fra brevissimo. Non dico non,
non voglio inserirmi tanto in quel dibattito che deve essere ancora affrontato, però secondo me c'è una grande opportunità di trasformazione fatta insieme alle altre organizzazioni della community di OGP Italia. Si tratta proprio di trasformare questo paese, no? Abbiamo ancora moltissimi margini di miglioramento rispetto a questo. Si parlava prima delle competenze, è stato fatto nel quinto piano d'azione un grosso lavoro sulle competenze, anche se non formalizzato, però tutti noi abbiamo imparato questo gioco, il gioco del governo aperto. E per noi è fondamentale, ovviamente. Quanti più partecipanti giocano al nostro tavolo, tanta più speranza abbiamo di trasformare questo paese. Ti ripasso la linea. Grazie mille Massimo, molto molto efficace, anche quasi musicale il tuo intervento in questo suo richiamo ai Pink Floyd che almeno alla mia generazione sicuramente fa sorridere perché tutti ricordiamo anche la qualità, come dire, di Uno quel vuole tipo di musica. inserire persone più giovani, lo faccia, ma noi siamo della nostra generazione. Ma come giustamente mi ricordavi tu, è un simbolo quello ed è una musica, quella dei Pink Floyd, che consideriamo in qualche modo immortale. Quindi ancora adesso girano le magliette con quel simbolo e girano ricordi legati a quel tipo di musica. Ora sarebbe il turno di una sessione di domande e risposte. Siccome siamo andati un po' oltre con il tempo. Yolanda non tocca a te, tocca a Francesca, tu sei l'ultimo intervento. Qui c'è scusateci, oggi siamo un po', come dire, siamo un po' affaticati, siamo un po' stanchi perché siamo nel pieno di un grande lavoro di elaborazione, a chiudere il quinto NAP, aprire il sesto NAP, abbiamo appena celebrato l'insediamento della nuova composizione del forum, quindi siamo sia funzione pubblica con la task force che il Formez con l'assistenza che ci dà attraverso il progetto OpenGov, siamo veramente impegnatissimi, quindi scusateci per queste nostre slabrature, ma come vedete siamo invece molto compatti, motivati e desiderosi di allargare e far conoscere oltre la community, oltre le organizzazioni che adesso Francesca De Chiara vi illustrerà per farvi capire chi siamo, però il senso di questo webinar è diventare di più, come diceva Massimo. Quindi Francesca, a te la parola per parlare appunto di come si compone la community di OGP Italia e anche magari qualche riferimento a qualche servizio che offriamo attraverso il nostro sito. Prego Francesca. Grazie mille Sabina, grazie mille per appunto le presentazioni precedenti che ovviamente mi danno un assist perfetto per potervi parlare della community OGP Italia, che è diciamo, il cuore fondamentalmente dell'iniziativa di Open Government. In sostanza sappiamo che partecipazione e dialogo tra istituzioni e soggetti insomma, della società civile, quindi non pubblici, sono delle pratiche essenziali nelle politiche di governo aperto. Dunque, la community è appunto la sede, il punto di riferimento per attuare questo dialogo ed è sostanzialmente aperta a organizzazioni. In questo intervento vi illustro qualche dettaglio e anche qualche, diciamo, minimo dato, diciamo, sui partecipanti e sulla composizione ad oggi della community. Ecco, al momento, grazie al nostro, diciamo, supporto anche del team al progetto OpenGov, riusciamo a individuare 94 organizzazioni iscritte formalmente alla community OGP Italia, di cui 33 pubbliche amministrazioni e 61 organizzazioni della società civile. Chiaramente questi non sono, diciamo, non sono numeri esaustivi. Sappiamo benissimo che la community dell'Open Government in Italia
viene da lontano, l'iniziativa ormai ha più di un decennio, organizzazioni della società civile che hanno una storia, ma ce ne sono anche di nuove. Il nostro lavoro è appunto quello di potenziare la rete del governo aperto in Italia, che è una rete assolutamente eterogenea, fatta da soggetti delle PA centrali, delle PA pubbliche amministrazioni, a diversi livelli, su diversi livelli di governo e da organizzazioni provenienti dall'attivismo civico, quindi dal mondo della società civile e da enti di ricerca anche privati, anche da soggetti privati, quindi altra tipologia di organizzazioni. Un elenco, una mappa delle organizzazioni, in questo caso iscritte, potete ovviamente consultare il sito ufficiale di open.gov.it alla pagina dedicata. Quindi trovate tutta la lista delle organizzazioni, ma trovate anche, quindi anche i moduli di adesione. Chi è interessato può ufficialmente aderire attraverso la compilazione di due form distinti. Uno per le pubbliche amministrazioni, ovviamente, l'altro per il mondo non PA, dove vi segnalate la vostra partecipazione come organizzazioni. La community OGP Italia è aperta a organizzazioni, quindi non vi iscrivete come singoli, ma questo è un requisito formale di base, come avrete anche capito, insomma, dalle precedenti presentazioni. E la campagna è sempre aperta, quindi i numeri qui sono in continuo aggiornamento, quelli sulle iscrizioni formali. Ricordiamo che ai tavoli di lavoro del Quinto NAP hanno partecipato molte organizzazioni, più di 60, quindi di fatto, è una partecipazione concreta anche alla realizzazione degli impegni dei piani nazionali e soprattutto è molto molto consigliata per far emergere le proprie istanze e per dialogare con le istituzioni presenti nei tavoli. Quindi assolutamente un'opportunità, come descriveva Massimo Di Rienzo, imperdibile. Questa è un po', come dire, la classificazione delle organizzazioni che vengono considerate ed è piuttosto una tassonomia classica, quindi vedete amministrazioni pubbliche, quindi centrali, locali, a vari livelli, e poi c'è il mondo che non è quello appunto dei soggetti pubblici, che sono le organizzazioni della società civile sostanzialmente, ma anche volendo soggetti privati e enti, diciamo, del mondo, come dire, della ricerca, anche enti privati, quindi non solo pubblici. Perché iscriversi? Ecco questo, perché iscriversi alla community? Perché, prima di tutto per co-creare, come diceva Massimo Di Rienzo, e sul percorso di co-creazione tra pochissimo, quindi diciamo, darò la parola alla nostra esperta e collega Yolanda Romano, che vi illustrerà il percorso di co-creazione. Per co-creare il prossimo piano d'azione nazionale, per dialogare con le istituzioni o i soggetti, insomma, della società civile presenti nei tavoli di lavoro e io, diciamo, che faccio parte appunto del team di supporto da un po' di anni, ho particolarmente apprezzato questa modalità di condivisione, collaborazione, partecipazione anche ai tavoli di lavoro dei vari impegni del NAP. E soprattutto anche poi, diciamo, in visione di quello che poi sarà il nuovo piano nazionale. Quindi vi invito a aderire formalmente tramite il sito ufficiale, anche per, diciamo, una tracciabilità della vostra partecipazione. E assolutamente noi siamo qui, diciamo, a facilitare e agevolare la vostra partecipazione. Quindi siamo assolutamente disponibili per voi. Quindi a questo punto lascerei la parola alla dottoressa Bellotti, o dottoressa Romano, per l'illustrazione appunto del percorso di co-creazione. Grazie Francesca. Naturalmente, come ha detto Francesca, poi sul sito trovate tutte le informazioni, i moduli e quindi veramente pensateci, c'è tempo. Prima di dare la parola a Yolanda, che entrerà nel merito di quella che è, direi, forse l'intervento più importante di questo webinar, perché vi parlerà di quelle che sono le opportunità che offre il nostro modo di operare, quindi in particolare poi in questa fase
delicata di creazione di un nuovo NAP, però volevo dare risposta a una domanda che era pervenuta un po' di tempo fa in chat, perché insomma volevamo dirvi il programma prevedeva un question and answer, non ce lo siamo scordato, come vi è stato ricordato da Maria D'Agostino potete inserire domande nella chat, e rispondo a questo molto brevemente. Alberto Di Muro ci chiedeva, diceva, commentava dicendo che sì, la bus non prevede l'apertura, io riesco a leggere qui, immagino, alla società civile per la divulgazione dei principi di governo aperto. È chiaro, è uno strumento che è nato all'interno di una politica del Dipartimento della Funzione Pubblica votata a colmare il gap di competenze del personale pubblico, quindi è nata con questa vocazione, si rivolge proprio ai responsabili della pianificazione delle iniziative di formazione del personale dentro alle amministrazioni pubbliche, però è già importante che ha una copertura significativa di tutti i livelli di governo, cioè anche il personale degli enti locali può partecipare, quindi c'è un'universalità, come dire, di destinatari che finora non c'era mai stata dal punto di vista di iniziative di formazione. Studieremo, è un importante quesito quello che lei ha posto, studieremo proprio nell'ambito della nostra community anche questo tema di poter creare delle opportunità di formazione anche per la società civile. Lo stiamo già facendo dentro la nostra community o con iniziative come questo webinar, chiaramente aperto a tutte le componenti, quindi non solo alle PA, e lo facciamo e lo stiamo facendo con l'Hub Partecipazione Pubblica, che è nato proprio su quell'ambito per creare scambi di pratiche, informazioni, conoscenza, visibilità ai processi di partecipazione in collaborazione con la società civile. Quindi quello è un canale aperto al quale vi invito a fare riferimento. Adesso do la parola a te, Yolanda. Yolanda è un'altra esperta della nostra task force per il governo aperto. Devo dire una collaborazione che mi vede orgogliosa del fatto di aver costruito un gruppo sinergico di esperti di diverse politiche che mi aiutano il Dipartimento della Funzione Pubblica anche a seguire queste politiche non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. In particolare Yolanda è molto, sempre molto informata di quello che il versante internazionale europeo ci offre dal punto di vista e ci invita anche a condividere dal punto di vista delle politiche di partecipazione. E quindi proprio in ragione di questa sua expertise ci parla delle opportunità offerte da questo nostro processo di co-creazione. Prego Yolanda. Buonasera, buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti, benvenute, grazie Sabina. Io mi faccio portavoce di un lavoro collettivo che è quello del design, diciamo, del percorso di co-creazione che è stato costruito insieme in particolare con il Formez che ringrazio e provo a darvi, molte cose sono già state dette, provo a darvi alcune indicazioni di quali sono le tappe che andremo a affrontare nel corso di questa che, come vi dicevano i colleghi che mi hanno preceduto, è una grande opportunità di partecipazione. La co-creazione di un piano d'azione collaborando fra pubbliche amministrazioni e organizzazioni della società civile a livello di governo nazionale è sostanzialmente unica. Esistono dei percorsi di consultazione che avrete magari visto in passato sulla piattaforma di consultazione del governo Partecipa, ma questa non è una semplice consultazione, questa è davvero un momento paritario di collaborazione che permetterà di far emergere delle proposte anche dal basso per poter individuare degli impegni da svolgere insieme. Andiamo pure avanti alla prossima slide. Ringrazio le colleghe per la condivisione. Un brevissimo riepilogo di quello che avete già sentito, quindi sarò molto breve. I precedenti piani d'azione non vedevano questa attiva collaborazione fra tutti gli attori, ma era più una predisposizione di impegni realizzati dalle pubbliche amministrazioni. Verificati in qualche modo e monitorati da parte della società civile. Adesso stiamo andando nella direzione di una collaborazione paritaria e questo è già accaduto con il quinto piano d'azione, come vi ha detto Massimo Di Rienzo, ma questa volta abbiamo un elemento in più. Abbiamo una strategia nazionale di governo aperto. Quindi nel quinto piano d'azione che abbiamo terminato
Lo scorso dicembre c'è stato sì un processo collaborativo che ha visto le PA e le OSC lavorare insieme per ideare questi impegni da realizzare insieme, ma ancora non c'era una strategia nazionale. Chi è il soggetto che ci aiuta a mettere insieme questa strategia nazionale? È quello che è nato nel 2022 con la denominazione di Forum Multistakeholder, questa è una denominazione che viene dal segretariato internazionale di OGP, e che vedeva già dalla sua prima composizione del 2022 una varietà di soggetti del mondo pubblico e della società civile, in quanto organo di governance e di indirizzo del processo. Qual è il passaggio ulteriore che siamo in grado di fare adesso? Che il forum, che ha cambiato nome, è diventato il forum del governo aperto, che si è insediato proprio qualche giorno fa, con una nuova composizione, con degli importanti nuovi ingressi, sarà il soggetto che ci guiderà anche nella definizione della strategia nazionale. Quindi siamo in una fase nascente molto importante, molto nuova. È la prima volta che il nostro paese, nel corso di questa lunga esperienza di governo aperto, che ci ha visto arrivare fino alla quinta edizione, se pensate che i piani sono in genere biennali, sono più di 10 anni che il nostro governo sta lavorando in quest'ottica, ma adesso ci affacciamo davvero a una nuova epoca molto importante perché si muove in un'ottica strategica. Cosa significa? Che per chi di voi sarà interessato, e speriamo molti, ad iscriversi alla community del governo aperto e a partecipare insieme al forum, insieme a noi, insieme come esperti della Task Force, insieme al Formez, nella costruzione del piano, potrà concentrarsi su degli impegni trasversali e trasformativi. Cioè, grazie alla strategia, noi cercheremo di elevare il livello degli impegni, cercheremo di arrivare a degli impegni strategici che possano effettivamente produrre un impatto trasformativo, per le nostre politiche pubbliche. Vediamo pure la prossima. Che cosa intendiamo fare? Allora, anzitutto vorremmo che il processo di co-creazione sia ancora più ampio e partecipato, quindi questo webinar ha lo scopo di raggiungere un pubblico più ampio di quello con cui noi già ci relazioniamo, che è stato molto bene presentato da Francesca Di Chiara, ma vorremmo ampliarlo il più possibile. Quindi l'invito che vi rivolgiamo è di aiutarci a far conoscere questa opportunità alle associazioni, alle pubbliche amministrazioni, anche locali, perché quest'anno avremo un'importante parte della nostra attività con un nuovo esperto della Task Force dedicato a questo proprio su OG Local, cioè sui percorsi di apertura del governo a livello delle politiche pubbliche locali. E poi avremo queste tre aree di policy trasversale: i diritti per il governo aperto, le competenze per il governo aperto, le tecnologie, fra cui anche i dati aperti, molto importanti, e l'intelligenza artificiale per il governo aperto. Sono tre famiglie di temi estremamente strategici per l'apertura del governo ai cittadini. E quindi che cosa vi chiediamo? Ci aspettiamo un contributo da parte di tutti in termini ideativo, in termini di proposte, in termini di contatti, ma cerchiamo anche delle nuove pubbliche amministrazioni da coinvolgere. Ce ne sono già molte all'interno della nostra community, ma sarebbe molto importante agganciare la nostra attività agli interventi che sono in corso di realizzazione e fanno parte del PNRR. Quindi un invito particolare che facciamo, e lo facciamo in particolare alle pubbliche amministrazioni, ma anche alle associazioni, è di coinvolgere nuove pubbliche amministrazioni anche a scala locale che stiano attuando percorsi realizzativi del PNRR. Come vi dicevo, partiremo da un documento di strategia nazionale che sarà a breve pubblicata e avrà diciamo, la benedizione del nuovo forum che avrà la possibilità di elaborarla ulteriormente. E quali sono le nostre risorse? Beh, anzitutto la community, che speriamo si ampli sia per numerosità e sia per varietà di pubbliche amministrazioni anche ai diversi livelli. Ci tengo a precisare che all'interno del forum e all'interno della community hanno avuto un ruolo particolarmente importante alcune regioni, in primis la regione Emilia-Romagna, ma anche la Liguria, la Puglia, la Toscana, sono regioni che hanno visto un avanzamento nelle politiche di governo aperto veramente significativo negli ultimi direi 20 anni.
Ci interessa ampliare questo parterre di amministrazioni del governo regionali e locali e provinciali e delle organizzazioni della società civile, implementando la rappresentanza di alcune competenze e punti di vista che sono particolarmente importanti o per il PNRR o per queste tre, scusate, aree tematiche che vi dicevo, dei diritti, delle competenze e della tecnologia. Il nostro nuovo forum ha un mandato ampio fino al 2027 e lavorerà nei prossimi giorni in tre sottogruppi di lavoro proprio su queste tre aree, trasversali. Potremmo contare anche su un documento di contesto, un cosiddetto policy note che abbiamo elaborato noi esperti della task force e che indirizza alcune prospettive di sviluppo per il governo aperto su queste tre macro aree. Andiamo avanti. Quali sono poi nello specifico le attività da realizzare? Allora, anzitutto oggi abbiamo, diciamo, lanciato con questo webinar, un momento di informazione e di ingaggio, che darà luogo all'avvio del percorso di co-creazione vero e proprio, che si, espliciterà attraverso due o tre incontri di co-creazione con tutta la community. I dettagli organizzativi e metodologici sono in corso di definizione, ma avendo sicuramente un centinaio, se non di più, di partecipanti attivi come è stato in passato, sicuramente lavoreremo con delle metodologie di tipo partecipativo fra le più sperimentate. Saranno incontri online, quindi lavoreremo sicuramente per gruppi di lavoro, lavoreremo sicuramente con l'aiuto di strumenti telematici come le piattaforme. Di video collegamento ma anche con strumenti come lavagne condivise, come Miro, Mural o altri, sicuramente ne avete già sentito parlare. Arriveremo poi alla redazione degli impegni del Sesto NAP e questa redazione sarà un processo di co-redazione, cioè saranno gli stessi gruppi di lavoro che si andranno a creare durante questi incontri che avranno il compito di descrivere gli impegni, sempre con l'attenzione a immaginare degli impegni trasformativi, alti, trasversali. Una volta definita la bozza di piano d'azione, sarà messo in consultazione, quindi ci sarà un'ulteriore fase di partecipazione in cui sarà possibile integrare, dare suggerimenti, commentare, evidenziare le aree di disaccordo. Andiamo avanti. Ecco qual è la nostra linea del tempo, la timeline dei prossimi mesi che, come vi diceva la dottoressa Bellotti, saranno molto intensi. Quindi avremo il primo incontro di co-creazione il 23 aprile al pomeriggio fra le 14:30 e le 17:00, quindi vi chiedo per favore di segnare questo impegno in calendario in modo di poter essere presente. Avremo un secondo incontro di co-creazione nelle date o 23 o 24 maggio, che naturalmente sarà da, diciamo, articolare in relazione a quanto sarà stato prodotto nel primo incontro di creazione. Ci saranno poi, nello stesso frangente, alcune importanti occasioni di incontro che sono il Forum della Pubblica Amministrazione dal 21 al 23 ma al 23 maggio e la OG Week, cioè la settimana dell'amministrazione aperta, che forse alcuni di voi già conoscono, c'è una settimana dedicata al concetto di governo aperto per la pubblica amministrazione, nella quale potremo organizzare diversi incontri, webinar, momenti di presentazione e anche di formazione, come qualcuno di voi suggeriva in chat. Avremo quindi a giugno il momento cruciale, queste 2 settimane di stesura degli impegni del sesto piano d'azione. E in seguito poi, dopo aver completato la bozza di piano, questa verrà messa in consultazione. La consultazione avrà luogo dal 17 giugno fino al 7 luglio. Solo dopo la consultazione, con naturalmente la guida e l'indirizzo del forum del governo aperto, potremo arrivare alla chiusura definitiva del piano e ci sarà una plenaria della community per la presentazione. Proviamo a evidenziare quali sono le responsabilità e gli impegni di ciascuno di noi.
Allora, anzitutto molto importante il ruolo del Forum per il Governo Aperto, che abbiamo detto ha una responsabilità di guida, ma anche una responsabilità di fertilizzazione, di confronto, di indirizzo, di proposta. Quindi il Forum è coinvolto attivamente nella fase di progettazione, proprio sul coinvolgimento della community, ma anche di altri attori chiave che vi dicevamo ci interessa coinvolgere. Lavorerà in questi tre sottogruppi sui diritti, le competenze e le tecnologie e definirà delle domande chiave, delle domande relative a ambiti prioritari da porre alla community, in modo da costituire una forte guida al confronto, alla co-creazione, che non sia solo un brainstorming, ma il lavoro sia organizzato, sia strutturato in modo da massimizzare il poco tempo che abbiamo a disposizione. Partecipa naturalmente al confronto con la community, contribuisce insieme agli esperti della task force a fertilizzare i temi della discussione durante gli incontri e collabora alla definizione degli impegni in modo che siano chiari e misurabili per il piano d'azione. Vediamo l'ultima slide, che è quella del ruolo della community, la penultima slide, quella prima per favore. Ecco, la community ha un ruolo fondamentale, ha un ruolo chiave perché sulla base degli stimoli, degli indirizzi e delle domande che saranno articolate e rivolte alla community dal forum del governo aperto, potrà confrontarsi e suggerire delle linee d'azione trasversale, dei veri e propri impegni. Quindi l'obiettivo è di progredire insieme, di lavorare insieme collettivamente per definire impegni condivisi e prioritari su queste tre aree trasversali che abbiamo indicato, sempre in riferimento al governo aperto. Molto importante definire gli outcome, cioè i risultati attesi, target, e soprattutto quali sono le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni della società civile che si impegnano come responsabile per l'attuazione degli impegni. I lavori durante i momenti di co-creazione, come vi ho detto, saranno organizzati con un'alternanza fra sessioni di plenaria e lavori di gruppo, con una durata media delle sessioni di confronto di circa 60 minuti, 75 a seconda di quanti saremo a partecipare, e vi sarà poi date istruzioni su quali sono le piattaforme online. Sicuramente sono sessioni di lavoro che saranno facilitate da professionisti e che utilizzeranno degli strumenti per sostenere la discussione attraverso degli strumenti anche di visualizzazione o di espressione delle preferenze. Andiamo avanti e vediamo quindi davvero l'ultima slide, come perverremo all'elaborazione del NAP. Dovremo costituire dei team dedicati, quindi non è un lavoro che verrà fatto dallo staff. Il lavoro di costruzione degli impegni sarà fatto da tutti coloro che metteranno la loro energia e il loro tempo alla costruzione degli impegni stessi. Ciascun team dedicato a ogni impegno sarà affiancato dagli esperti della task force, da facilitatori, che supporteranno questo lavoro di redazione. Per chi di voi è interessato agli aspetti più, diciamo, di guida metodologica, potete andare a cercarvi l'Handbook Rules and Guidance for Participants of OGP, cioè il manuale, con le regole e le linee guida per i partecipanti di un percorso OGP, e sarà molto importante confrontarsi anche sugli indicatori per misurare i risultati. Chi partecipa? I soggetti responsabili degli impegni, sia pubblici che privati, coloro che invece collaborano agli impegni, gli esperti della task force, il Dipartimento Funzione Pubblica e il Formez della Pubblica Amministrazione. Io andrei alla prossima slide per ringraziarvi e salutarvi e ripassare la parola alla dottoressa Bellotti. Grazie Yolanda, come hai detto ci sono alcuni elementi di questo processo che si definiranno nel suo corso, perché chiaramente quando si ragiona in termini di
attività inclusive e co-creazione deve essere data la possibilità a tutti i partecipanti di intervenire, quindi dipenderà anche dal numero di coloro che vorranno dedicare la loro attenzione a questo processo. Volevo prima di chiudere i lavori dare risposta ad alcune delle domande che sono pervenute da ultimo in chat. E in particolare sull'utilizzo della piattaforma Partecipa. Allora, avevo fatto riferimento anch'io durante il mio intervento a questa nostra piattaforma che dal 2019 serve a supporto delle azioni di consultazione che ministeri e altri enti realizzano su propri piani, programmi, progetti, iniziative. Naturalmente è la sede principale per la nostra community in modo particolare. Di consultazione aperta, allargata. Noi sulla piattaforma Partecipa abbiamo anche di recente, ad esempio, fatto una consultazione sul report finale sui risultati raggiunti dal nostro quinto NAP. Abbiamo fatto una consultazione contemporaneamente sulle proposte per la definizione iniziale della strategia nazionale per il governo aperto che il forum aveva realizzato. Abbiamo fatto una consultazione sulla revisione del regolamento di funzionamento del nostro forum. Questo per dire che è un'attitudine e una pratica seguita dalla nostra community, proprio in linea con le regole generali di OGP, di lavorare appunto attraverso delle forme di governance, come quella di aver creato un forum che è in grado di formulare proposte, ma poi di attivare i meccanismi di codecisione ogni qualvolta riteniamo opportuno farlo e lo facciamo in maniera sistematica, coinvolgendo la community nella sua interezza e spesso anche andando ben oltre la community, perché per esempio quando proponiamo all'attenzione, e lo faremo anche con il sesto NAP, come ha ricordato poco fa la dottoressa Romano, un nuovo NAP, lo facciamo con consultazioni aperte, quindi non soltanto proponendo la possibilità di commentare alla community, alle organizzazioni e alle persone che aderiscono attraverso le loro organizzazioni alla nostra community, ma lo facciamo con chiunque, quindi c'è una prospettiva proprio di apertura ed è questo il senso anche della creazione di questa piattaforma Partecipa da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento delle Riforme della Presidenza del Consiglio, che in collaborazione tra questi due dipartimenti fu creata la piattaforma. Per quanto riguarda lo specifico appunto di utilizzo nei confronti della piattaforma nel corso del processo di co-creazione, solo le fasi di consultazione, la fase di consultazione finale avrà luogo lì, perché la piattaforma, pur avvalendosi di uno dei software più avanzati, il Decidim, nel campo della possibilità di consultazione degli stakeholder, però ha anche delle rigidità. E quindi noi, per esempio, molto probabilmente la piattaforma che useremo per gli incontri di co-creazione sarà Zoom, insomma utilizzeremo gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, più flessibili, più adatti, anche più semplici, perché c'è anche un tema di accesso, per facilitare la partecipazione stessa al processo da parte di tutti gli interessati. Vedo anche un'altra domanda, può essere auspicabile un coinvolgimento anche di associazioni e enti religiosi, quale apporto di tipo etico nei lavori di co-creazione della community OGP? Noi non mettiamo limiti alla possibilità che le associazioni, in particolare quindi gli enti del terzo settore, vogliano contribuire, come avete visto c'è una grande numerosità di associazioni che ci segue e per citare un dato, per partecipare ai lavori come membri, diciamo, formalizzati del nostro forum, per 11 posizioni ci sono state 23 organizzazioni della società civile ultimamente che si sono candidate. Quindi c'è un grande interesse e di questo noi siamo fieri perché significa che il messaggio del governo aperto sta prendendo piede concretamente anche in termini, come dire, di aspettative da parte della società civile. Abbiamo parlato nella mia introduzione dell'importanza del trust, della costruzione del trust e noi sappiamo, noi di Funzione Pubblica in particolare, sappiamo quanto importante è il ruolo della società civile organizzata a questo livello. È chiaro che quando si parla di co-creazione e di governo aperto, questo è un tema che si è posto in maniera significativa anche da ultimo nell'ambito della strategia mondiale di OGP, noi non ci riferiamo solo alla società civile organizzata, ci riferiamo a tutti i cittadini, perché questo diritto deve essere un diritto universale, non è riservato soltanto a chi appartiene a un'organizzazione. È chiaro che poi nell'operatività
all'interno della nostra community, noi chiediamo un impegno che non può passare solo attraverso, come dire, la responsabilità individuale. Per questo c'è un meccanismo di adesione per le organizzazioni, ma però sono sempre aperte delle forme di consultazione, di apertura, che non chiedono nessun tipo di adesione, appunto le consultazioni sulla piattaforma partecipa. L'obiettivo in futuro è quello di allargare sempre di più le possibilità di partecipazione per i cittadini con forme diverse, come vi ho ricordato all'inizio, la stessa Commissione europea che sta lavorando a livello anche europeo per definire meccanismi di questo tipo. È in corso un processo di definizione e di creazione di una piattaforma stabile, di una conferenza stabile dei cittadini. Voi sapete che la Commissione europea in apertura di questa legislatura ha creato per la prima volta un meccanismo di ascolto dei cittadini europei per il futuro dell'Europa e sulla base dell'esperienza, di questa esperienza, si vuole andare oltre creando un meccanismo stabile di rappresentanza dei cittadini e di ascolto dei cittadini che sarà varato nell'arco di quest'anno, alla fine di quest'anno. Quindi stiamo lavorando in parallelo a livello mondiale, a livello internazionale, a livello europeo, a livello nazionale. È chiaro che l'efficacia e il risultato che può derivare dal governo aperto, come ha ricordato anche Yolanda poco fa, dipende dal contributo di tutti, dipende dalla qualità dei contributi. Quindi per questo ricordavo anche l'importanza del tema delle competenze, cioè anche i cittadini devono acquisire una cultura della partecipazione, perché non è immediato essere in grado di dialogare con gli altri. Ma voglio chiudere, diciamo, questo incontro ricordando un percorso molto importante che stiamo facendo in collaborazione con la società civile. Voglio ricordare in questo senso il ruolo di IP2 nell'ambito del nostro hub della partecipazione. Abbiamo aperto un percorso che dovrebbe portarci alla definizione di un framework normativo, non necessariamente di legge, anche di soft law, di linee guida, per qualificare la possibilità e allargare la possibilità dei cittadini italiani in qualsiasi contesto territoriale di partecipare alla definizione delle politiche pubbliche. E quello che stiamo facendo insieme è un percorso di revisione di una carta della partecipazione che è stata fatta anni fa, ormai a un decennio, proprio coinvolgendo diverse organizzazioni della società civile, e che ora nell'ambito dell'Hub e nel contesto di questa politica di governo aperto stiamo condividendo fra PA e società civile. Anche su questo vi invito nuovamente a navigare la piattaforma partecipa, non solo per le prossime consultazioni, ma anche per visitare i servizi offerti dal nostro hub partecipazione pubblica, che è collocato all'interno della piattaforma, e per conoscere questo percorso di revisione dei principi legati alla partecipazione pubblica che è attualmente aperto su questa piattaforma. Cioè chiunque può partecipare nell'ambito della partecipazione a commentare e ad aggiungere suggerimenti rispetto a questi principi che sono stati pensati un decennio fa e che oggi, alla luce di tutte le trasformazioni, non solo tecnologiche, ma anche di diritti, ma anche di competenze diffuse nel settore pubblico o che si stanno diffondendo nel settore pubblico e nella società civile, devono essere messe in campo secondo la prospettiva, appunto, che vede una migliore democrazia, una migliore qualità della vita sociale, laddove esiste questa collaborazione attiva e costante fra chi ha la responsabilità, come nel mio caso, di attuare le politiche pubbliche e chi ha, come dire, la responsabilità di coattuarle, perché questo è un punto non solo di diritto, ma anche di responsabilità condivisa. Se non ci sono altre domande, oggi local per integrare gli obiettivi territoriali rientra tra gli obiettivi del sesto NAP. Chiedo alla regia di segnalarmi se ci sono anche altre domande, non mi sembra. Oggi local sarà importante, molto importante dal punto di vista della diffusione dei principi. Come è stato ricordato, le regioni sono attori attivi, due siedono nel forum, la regione Emilia-Romagna e la regione Liguria, anche a nome della conferenza delle regioni, e collaborano regione Puglia, regione Toscana nell'ambito della partecipazione, quindi è molto attiva la collaborazione con loro.
Voglio ricordarvi, forse questo che Irene mi voleva dire, per cortesia compilate il questionario di customer. Noi ci teniamo molto al feedback ricevuto dai nostri destinatari, dagli utenti dei nostri servizi, quindi questa è una cosa importante. Era questo, Irene, che volevi dirmi? Esattamente, Sabina, questo. Ci capiamo al volo e quindi ringraziamo in anticipo e chiediamo di farlo a tutti i partecipanti che volessero rilasciarci un feedback. Sono felice di comunicarvi, voi non lo vedete, ma che siamo stati in più di 100, 115, 120 persone collegate in questo momento, immagino da tutta Italia, a seguire questa tematica. E allo scoccare delle 12:30, che è il termine del nostro incontro in digitale, vi saluto a nome del Dipartimento della Funzione Pubblica, a nome della Task Force per il Governo Aperto, degli esperti che hanno partecipato e di quelli che sono in ascolto, perché ce ne sono più di quelli che hanno partecipato, a nome del Formez e dei colleghi che hanno collaborato in questa fase anche diciamo in back office, non solo con presentazione, e come state facendo voi, auguro a tutti voi buona Pasqua e vi aspettiamo dopo Pasqua. Navigate nel nostro sito, valutate l'opportunità e la possibilità di unirvi a noi e ci vedremo per co-creare insieme. Di nuovo buona Pasqua.